Polifemo e a Sava per Calici di Stelle. Che dire, l'evento dell'anno, notte di vino, notte di stelle, perché parliamo di musica, parliamo di vino, parliamo di stelle, le stelle cadenti della notte di San Lorenzo, parliamo di musica, parliamo di cultura, parliamo di tradizioni, parliamo di gastronomia, parliamo di tutto, parliamo di turismo, parliamo di marketing territoriale, di promozione del territorio. E partiamo qui, la nostra puntata appunto si ambienterà nei luoghi di Calici di Stelle, a partire da Piazza Spagnolo Palma, ove si sta esibendo il gruppo di musica popolare Area Nostra. Area Nostra, la loro esibizione musicale popolare, Area Nostra, Area Popolare, Area Salentina. Certo, questa praticamente è un gruppo che si occupa di tradizioni popolari. Noi riprendiamo un po' dei brani del Salento, ma anche qualcosa che riguarda la parte meridionale, quindi scendendo dalla Campania, scendendo fino alle parti nostre. C'è molto, un repertorio abbastanza vasto. Oggi siamo felici di essere qui a Calici di Stelle, siamo stati invitati e con tanto piacere noi vediamo un pochettino se riusciamo a rallegrare questa bellissima piazza. Un modo per far divertire la gente, per saltare e ballare tutti quanti insieme, per mettere da parte i problemi quotidiani. Sicuramente, quindi si è sempre detto che la danza in un modo o nell'altro è liberazione. Quindi nel momento in cui si canta, si balla e si liberano tantissime energie sopite. E ci si scarica di tanti problemi. Si scarica di tanti problemi, certo. Siamo in Piazza Spagnolo Palma e tra un'esibizione musicale e l'altra, in un clima splendidamente popolare, ci sono anche le degustazioni enogastronomiche, in particolar modo la gastronomia, qui prodotti tipici locali. Signora, parliamo delle vostre specialità. Ok, vedi, noi abbiamo preparato le fave, il purè di fave con vari contorni, peperoni fritti, melanzane, a Sava si dice a cozze nude. E poi abbiamo la cicoria, la verdura, abbiamo l'impepata di cozze, la pasta fatta in casa, le polpette d'uovo a sugo e fritte e le melanzane ripiene. Tradizione. Altre specialità culinarie, prodotti tipici, prodotti da forno, vari tipi di pizza. E allora parliamo un po' di questi prodotti. Allora, questa è una focaccia con olive e cipolla, questa qui con sugo e cipolla. Poi ci sono le melanzane, i fagiolini e la parmigiana. E poi qui pasta, orecchiette e quant'altro. Ci sono tre tipi diversi di orecchiette e un illustra le orecchiette. Ah, vabbè, abbiamo orecchiette con il sugo semplice, abbiamo le orecchiette invece con i pomodorini freschi e della rucola con basilico e poi abbiamo le orecchiette con rucola, grana, cacio ricotta e sempre pomodorini freschi. Beh, Calici di Stelle è certamente una vetrina ricca di tradizioni popolari, di musica, come stiamo ascoltando le note di Area Nostra, ma è anche cultura e anche storia.
e stiamo appunto con la presidente dell'associazione Amici del Museo dell'Olio, Francesca Cavallo. Beh, intanto si sta molto freschi qui all'interno del museo, proprio in Piazza Spagnolo Palma. Parliamo della storia di questo museo, del successo che sta riscuotendo. Allora, il nostro museo è ospitato dal Frantoio Semipoggeo, frantoio voluto dall'ultimo feudatario di Sava, il barone De Sinno, che acquistando l'intero territorio savese pensò bene di trasformare questo posto, che in precedenza era un deposito del palazzo baronale costruito nel 1550, pensò bene di trasformare, come dicevo, questo posto in un frantoio semipoggeo. Semipoggeo perché è metà costruito e scavato nella roccia e metà è costruito con la volta a botte. Pensò bene di costruire ben 7 nicchie che custodivano le presse alla genovese, all'interno delle quali veniva prodotto l'olio lampante che andava a finire nel porto di Gallipoli, porto importantissimo per l'esportazione del nostro olio salentino, che andava poi a illuminare le grandi capitali europee. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e bentrovati. Un caro saluto da parte nostra, da parte dell'amministrazione comunale di Sava, a tutti gli amici che ci hanno onorato della loro presenza. Io ringrazio il consigliere comunale Daniele Scardino, che è qui accanto a me, consigliere delegato all'agricoltura, che si è occupato insieme a tutto l'ufficio e a tante altre persone che ringrazierò da qui a un momento, dell'organizzazione di questo splendido evento. Anzi, Katia, se mi consenti, io vorrei che salisse qui sul palco la signora Ornella Vitale e vorrei che facessimo tutti insieme un grande applauso a Ornella, perché ha fatto un lavoro straordinario per questa manifestazione. Il nostro comandante della polizia locale, Luigina Soloperto, che ho visto prima nel pubblico, se è qui la invito a salire. Ecco qui il nostro comandante. Io devo ringraziare davvero di cuore Daniele, Ornella, Luigina, i ragazzi del servizio civile, Gregorio, tutti coloro i quali hanno lavorato in maniera straordinaria per la realizzazione di questa manifestazione, di questo evento. Calici di Stelle non è solo un evento locale, ma a Sava è uno degli appuntamenti di tutto il circuito di Calici di Stelle, un evento che fa parte delle tradizioni, è un evento che esalta la cultura, esalta lo spettacolo, esalta la buona musica, fa marketing del territorio. Sì, assolutamente sì, è un evento importante, è un evento che riguarda Sava, ma che riguarda tutto il nostro territorio, tutte le terre del primitivo, il versante orientale della provincia di Taranto. Come dicevi giustamente, si colloca all'interno delle manifestazioni dell'Associazione Nazionale Città del Vino. Sava fa parte di questa associazione e in questa serata, nella notte delle stelle, della caduta delle stelle, la notte di San Lorenzo, Calici di Stelle rappresenta uno degli eventi più importanti. Peraltro sono felice questa sera di vedere tanti amici, tanta gente, tanti turisti presenti nelle nostre strade e anche una possibilità di fare economia per il nostro territorio e di fare anche cultura, quindi siamo davvero soddisfatti come amministrazione per l'attività svolta. Si lascia un ottimo ricordo del territorio, soprattutto per chi appunto non è di queste parti, ma tornando certamente nei propri territori di origine, ricorderà con affetto e con piacere il calore, la cultura e le tradizioni savesi. Beh, penso proprio di sì, il vino sicuramente, ma anche la simpatia dei nostri concittadini, delle nostre comunità,
lo spirito di accoglienza che comunque ci ha sempre caratterizzati, quindi spero davvero che portino questi nostri amici nel loro cuore e nella loro mente il ricordo di questa splendida serata. Notte di vino, notte di stelle, come a dire appunto che la musica si coniuga con il vino, questo binomio vincente è anche l'essenza di questa serata. Sì, senza ombra di dubbio, e la musica è anche protagonista di questa serata, musica che è anche cultura, non per niente qui alle nostre spalle suona il gruppo Aria Nostra e gli spettatori, chi ci sta vedendo, può ascoltare la musica salentina, pizzica salentina, e poi in piazza Mimmo Cavallo, che è un autore molto importante di livello nazionale. Quindi davvero la musica è un binomio inscindibile con il vino, con il buon cibo, quindi veramente mostriamo tutto ciò che il nostro meridione ha di bello, ed è davvero tanto. Vedete, qui a Sava è tutto raccolto, piazza Spagnolo Palma sembra quasi l'ombelico del mondo, il centro dell'universo, perché abbiamo visto l'esibizione di Aria Nostra e poi scendendo il Museo dell'Olio, e a pochi metri l'atrio comunale con la bellissima e significativa mostra Into the Wine. Allora, presentiamoci con una delle organizzatrici di questa mostra. Sì, io sono Silvia e faccio parte dell'associazione Arcicalipso Sava, e ogni anno noi organizziamo appunto questa mostra fotografica. Parte da un contest, quindi all'inizio tutti sono invitati a inviarci le foto della loro vendemmia, successivamente poi ci sarà una selezione degli scatti più belli e infine un premio finale. E quest'anno come premio abbiamo pensato di chiedere a tutte le cantine del territorio di regalarci una bottiglia di vino e creare una collezione di bottiglie di vino al punto per premio finale della mostra. Abbiamo dovuto faticare parecchio per superare le resistenze di Ornella Vitale, che è la responsabile dell'ufficio turismo del comune di Sava, e lei l'organizzatrice o una delle organizzatrici, ma comunque la mente pensante, la mente che ha organizzato tutto nei dettagli, e l'abbiamo colta, rapita quasi nel suo ufficio, ma qui è un cantiere, e quando parliamo di cantiere vuol dire che si lavora, che c'è tanto impegno, e questo è bello vedere, oltre l'impegno professionale verso l'amministrazione per cui si lavora, c'è l'amore per il territorio. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io, come ti dicevo, sono restia, nel senso che ho poco da dire, perché per me è la prima esperienza da questo punto di vista. Devo dire, con ottimi risultati. Grazie, io spero davvero, perché ci ho messo veramente il cuore, tanta passione. Ho scoperto un mondo nuovo, perché io non conoscevo il territorio, nel senso le vinicole, gli olifici, ed è un mondo veramente che mi ha affascinato. Spero veramente, perché ho lavorato tanto, 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 sul serio. All'inizio ero spaventata, perché per me è stata veramente una sorpresa, una cosa, voglio dire, un mondo da scoprire. Perfetto, però veramente mi auguro che tutto vada bene, anzi ne sono convinta. In bocca al lupo e complimenti. Grazie mille, gentilissimi. E siamo ora in via del Prete, qui vedete c'è tutta una serie, si snodano stand su stand, stand in cui il protagonista è lui, il vino, varie aziende vinicole espongono i propri prodotti che vengono degustati, sono davvero tanti gli stand e tante le aziende.
così ci soffermeremo a macchia di leopardo su alcune. Mi ha colpito in particolar modo quella del Salento IGP rosato. E allora parliamo della sua azienda, da dove venite? Allora, naturalmente la nostra azienda è Savese, di Sava, e l'azienda è Vinicola Savese, della famiglia Pichieri, la nostra famiglia. Ecco, un'azienda privata, da tre generazioni che siamo sul mercato e quindi siamo specializzati un po' nella produzione di vini della zona. Quindi parliamo delle vostre specialità. La specialità della zona naturalmente è il primitivo di Manduria ad hoc in questo caso, ma del primitivo possiamo fare anche ottimi rosati, come succede in tutte le zone del Salento. Ottimi rosati come quello che ha individuato lei. Un bel primitivo secco, 15 gradi e mezzo, 18 gradi ancora, quello che naturalmente era il primitivo di una volta, quello che rappresenta di più la zona e ha rappresentato di più la zona nella storia, negli anni. Va assaggiamolo. Bene? Allora, questo è un primitivo che rappresenta proprio la zona nostra di Sava, è un 18 gradi complessivo, sentirà una struttura, un corpo, dei profumi particolari, tipici del vitigno, tipici del primitivo di razza. Se mi colpisce proprio il sapore intenso, forte, e il profumo. Sì, quella è l'intensità è giusta per la gradazione che è. In effetti con questa gradazione, che è un 18 gradi, sentiremo proprio il fruttato, sentiremo l'alcol, sentiremo tutti i profumi tipici del vitigno primitivo. Cosa rappresenta per voi Calici di Stelle? Calici di Stelle è un'ottima vetrina che qui nel nostro paese portiamo avanti da, se non sbaglio, da 15-17 anni, qualcosa del genere. È un onore questo, è un modo per far conoscere ulteriormente a chi ancora non ha approcciato il vino i nostri prodotti, quindi un'ottima piazza per la degustazione e la conoscenza di nuovi prodotti. Cantine di Lizzano, un altro stand, innanzitutto li conosco e conosco la qualità appunto delle cantine di Lizzano, ma dopo aver assaggiato, degustato un forte primitivo, un 18 gradi, beh, ho detto a questo punto voglio provare un bianco. Buonasera, cantina di Lizzano, abbiamo dei bianchi frizzanti, si segue un po' i nuovi trend della, in Puglia, si iniziano a fare delle bollicine o dei vini frizzanti con i nostri vitigni autoctoni, soprattutto a Baccarossa abbiamo un rosato da primitivo e da negro amaro, versione frizzante, e poi abbiamo anche dell'uva locale, della Malvasia bianca, fatta sempre come frizzante, però in blend con delle uve internazionali, quali lo Chardonnay. Lo assaggio così. Prego. Devo dire che è molto leggero. Sì, vuole essere leggero, vuole essere un vino adatto alla stagione estiva. Quanti gradi? 12 gradi. Rispetto al 18 si sente? Si sente, si sente. Però 18 più 12 ho fatto 30. Ha fatto 30, sì. Non guiderò io al ritorno. Lo immagino. Parliamo di altre caratteristiche, vedo anche un rosato. Sì, abbiamo un rosato, sempre in versione frizzante, fatto per un 60% da primitivo, per un 40% da negro amaro, perché la nuova tendenza è di vinificare in rosato anche il primitivo, unito alla tendenza a fare delle bollicine pugliesi, delle bollicine di Puglia, e le varie cantine si stanno sperimentando e anche cantine di Lizzano in questa versione frizzante Bailon. Eccoci con il consigliere Scardino, consigliere delegato a Calici di Stelle. Allora parliamo di questa serata, siamo in attesa del concerto, del momento clou, appunto un momento in cui davvero la musica si fonde col vino, e quindi Mimmo Cavallo è un nome di garanzia, ma abbiamo avuto modo già in questa parte iniziale di vedere proprio come pulsa
la realtà di Sava, di iniziative, di cultura, di tradizioni, di enogastronomia. Sì, io essendo la prima volta che organizzo questo evento sono molto soddisfatto e da stamattina, effettivamente da stamattina alle 6 che stiamo lavorando, però alla fine vedendo tutta questa gente dobbiamo dire che ne valsa la pena, anche perché effettivamente il nostro orgoglio è quello di vedere tante persone che si divertono, che aspettavano questa serata e alla fine è arrivata e sta andando tutto per il meglio, quindi meglio di così. Siamo in attesa appunto di Mimmo Cavallo, che dovrebbe essere il momento clou della serata, sperando che continui così e che ci godiamo e vi godiate questa serata tranquillamente, divertendoci. Per la gioia dei savesi, ma per tanta altra gente che viene da fuori Sava. Sì, sicuramente, anche perché stasera se uno fa un giro, cioè per noi che siamo locali, riusciamo a vedere delle facce che sono comunque sia del nostro paese, però la stragrande maggioranza sono facce nuove, quindi è gente che viene da fuori, quindi questo fa significare che effettivamente questo evento è molto seguito, quindi questo è molto positivo e credo che se continueremo così già dall'anno prossimo continueremo ancora alla grande, aggiungendo sempre di più cose, quindi... Eccoci ora nella sala della degustazione, sta spiegando le qualità, le proprietà del vino proprio nella fase della degustazione. Sì, qui noi cerchiamo di promuovere il vino alla massima espressione, parlando del territorio, parlando delle aziende e chiaramente parlando del prodotto che poi viene fuori, con tutti i partecipanti. È un discorso che facciamo da sempre, da 17 anni, col Comune di Sava. Noi dell'Associazione Italiana Sommelier abbiamo veramente avuto il piacere di essere sempre presenti in questo comune, che è l'unico comune della Puglia che ha consolidato un evento di calici di stelle assieme a Città del Vino per 17 anni. E per l'anno prossimo ci sarà una novità assoluta che il sindaco fra poco, se non l'ha già fatto, vorrà in anteprima promuovere. Ci sarà un primo premio Città di Sava sul vino primitivo che stiamo già preparando per l'anno prossimo. Tommaso Stella, vicepresidente del gruppo Astrofili del Salento, la tradizione si ripete, l'osservazione delle stelle, la notte di San Lorenzo con le stelle cadenti. Parliamo anche di questo fenomeno. Si riesce a vedere qualcosina? Certamente, buonasera a tutti. Si riescono a vedere i pianeti, Giove e Saturno e la Luna. In questo momento stiamo puntando con questo telescopio la Luna. È un po' più difficile vedere le stelle cadenti perché l'inquinamento luminoso purtroppo da Sava, dal centro di Sava, ce lo impedisce un po'. Però allontanandosi questa sera magari coloro che hanno visto la Luna e hanno visto i pianeti riusciranno a vedere anche molte stelle cadenti. Bene, che dire, una bella partecipazione, tanta gente incuriosita. Sì, una grande partecipazione come ogni anno del resto, un evento veramente molto... molto, molto bello e molto sentito qui, ormai è consuetudine. Calici di stelle con lo special guest, il momento clou, il concerto di Mimmo Cavallo, un meridionale, meridionalista, amante delle nostre tradizioni, del calore del sud, e il nostro sud, la nostra provincia ionica, sa fondere perfettamente e mirabilmente musica e vino, musica e tradizioni, musica e cultura. Il sud chiama, Mimmo Cavallo risponde, è il leitmotiv della mia produzione artistica, è sempre stato il parlare del territorio, promuovere il nostro territorio, naturalmente il nostro vino,
che è un'eccellenza tra le eccellenze. Io l'ho sempre fatto, e addirittura stiamo cercando con Pino Aprile anche di sensibilizzare le persone affinché conoscano un altro aspetto della nostra storia risorgimentale, per esempio. Anche questo fa parte della riscoperta del territorio. I nostri prodotti tipici, le nostre uve, la nostra storia è disseminata in ogni pietra, sta in ogni zolla. Basta guardarla, basta riportarla e riscriverla secondo quanto è davvero accaduto. Pare che ci siano bande di ragazzi nuovi, gli arrabbiati lasciano onde di vernice sopra i muri, loro vivono aggrappati ai bar tra le scintille di moto sparate, in città li trovi obesi agli angoli delle strade. Comimmo, la tua emozione da uomo del sud, da abitante della provincia ionica, dinanzi a su questo palco e dinanzi alla tua gente, alla nostra gente, qui a Calici di Stelle? Beh, suonare qui a Sava, è una piccola cittadina vicinissima al mio paese, per cui io... Lizzano. Sì, Lizzano, per cui io mi sono sempre trovato non solo di passaggio a Sava. Io ho frequentato tantissimo tutto il territorio limitrofo a Sava, perché sto scrivendo anche un libro, mo lo dico qua per la prima volta. In anteprima, per cui mi interessano molto le chiese che sono qui intorno, la marina, eccetera. E Sava è una città che può dare molto, ha dato molto da un punto di vista anche culturale. Ricordiamoci che qua vicino passava il Paretone, il limes greco che si dice. Per cui io poi ci ho anche abitato un po' di anni fa, quando frequentavo una mia amica, una ragazza con la quale avevamo preso casa a Sava. Dunque Sava per me è suonare qua, e magari molta gente adesso non lo sa che ho questo trascorso savese, però tutti i nostri paesi sono nel mio cuore, per cui Sava in particolare questa sera, perché ha organizzato per mezzo di un grande personaggio che è il sindaco di Sava, ha organizzato questa bellissima manifestazione che non solo fa vivere la gente, ma entra nelle radici culturali, che è la cosa più importante, fare cultura. Per concludere, orgogliosi di essere terruni. Beh, abbiamo rinverdito la parola, perché io sono sempre stato orgoglioso di essere terrone, quando terrone aveva una valenza negativa. Adesso terrone, briganti hanno preso una valenza positiva, opposta al termine antico del significato, per cui io, Pino Aprile e tutti noi meridionalisti siamo felicissimi di questo.